Benvenute, intanto facciamo un bel respiro perché so che siete tante, io sono un po' agitata, quindi pian piano stemperiamo un po' le cose. Intanto vi faccio vedere che cosa facciamo oggi. Laggiù me lo passa, eccolo qua, è il nostro mini bag, ha un porta accessori perché porta monete diventa pesante, porta accessori da borsetta con la nostra Mary. Chi di voi si è iscritta ha già visto sopra al portale di Abilmente che c'era una lista di materiali da poter utilizzare, quindi da utilizzare per fare il progetto. Tante di voi hanno già il kit in mano. Nel kit voi trovate il tessuto, noi abbiamo utilizzato questo pannetto di lana bicolor. Il beauty non sarà quindi foderato perché potremo utilizzare il pannetto ovviamente su tutti e due i lati. Per scelta noi l'abbiamo utilizzato scozzese, quindi sarà scozzese davanti e anche dietro. Ora ve lo facciamo vedere dietro, quello che arriva, perfetto, davanti e anche dietro. Nulla vi vieta di farlo tutto blu, quindi sia da un lato che dall'altro, oppure una parte blu e una parte scozzese. Cosa vi manca del cartamodello? Beh, intanto le dimensioni del taglio che dovrete fare. Quindi partiamo tagliando i pezzettini, per fare il vostro beauty. Allora, il modello lo possiamo costruire tranquillamente insieme. È sufficiente che tagliate un rettangolo di carta di 19 cm su un lato per 22 su quell'altro. Quindi 19 per 22 è la base del nostro cartamodello. Il rettangolo che dovrete tagliare sarà 19 per 22. A 5,5 cm da uno dei lati corti, sul lato lungo, fate un taglio sia da una parte che dall'altra. Vi consiglio di tenere il tessuto ripiegato o il cartamodello ripiegato e di tagliarli insieme a 5,5 cm. In questo modo sarete sicure, che il taglio sarà nella stessa posizione su tutti e due i lati. Nel lato opposto a quello dove avete fatto i taglietti laterali, andremo invece a ricreare queste due aperture. 3 cm per 3, tagliamo i due angoli, quindi togliamo due quadratini di 3 cm per lato. Una volta terminato il vostro lavoro, la vostra sagoma sarà esattamente così. Ovviamente doppia e sarà un rettangolo, più o meno un rettangolo di 19 cm per 22 di altezza, al quale mancherà un quadratino da 3 cm sul fondo da una parte e dall'altra e avrà un taglietto a 5,5 cm sul lato. Questa è la base per costruire il nostro mini bag. Ci siamo. Procediamo pian piano, non so se vado troppo veloce oppure no, non so se qualcuna di voi sta già lavorando con me, ma intanto proviamo ad andare avanti. Allora, che cosa facciamo? Il nostro mini bag, come vi ho detto, è un rettangolino e ha questi due taglietti sul lato. Perché abbiamo fatto questi due taglietti? Perché dovremo orlare la parte superiore. Quindi il taglietto che voi andrete a fare sarà di almeno un mezzo centimetro. Un mezzo centimetro perché noi ripiegheremo una parte troppo veloce. Accidenti, troppo veloce perché loro vanno più piano a lavorare, quindi. Parlo più piano, Sei provi. emiliana, perciò Proveremo a parlare più piano. Allora, il terzo commento è la voce fuori campo, colei che non vuole mai farsi vedere, ma che è sempre presente in ogni dove, cioè la Laura. Non la vedrete, ma non riusciremo ad ammutolirla. Quindi la terza voce che sentite è sicuramente lei. Sicuramente saranno anche i commenti più sagaci, quindi attenzione alla terza voce fuori campo. Molto bene. Marina mi chiede, ripeti dove sono i taglietti? Sul lato da 19? Allora, rifacciamo tutto da capo, però concentrate, perché sennò non arriviamo in fondo al progetto. Lato da 19 centimetri, lato da 22 centimetri. I due taglietti vanno in fondo sul lato da 22 centimetri. No, scusate, i taglietti in alto sul lato da 22 centimetri. In fondo togliamo i quadratini, in alto facciamo il taglietto. Questo servirà poi per ripiegare il nostro tessuto. Procediamo ora. Il nostro pezzettino di tessuto ha quindi sul lato lungo un taglietto a 5 centimetri. Io terrò la parte scozzese esterna, quindi andrò a ripiegare un orlino di mezzo centimetro sul lato lungo.
vi cambio l'inquadratura. Lo vedete qua, io ho il mio pezzettino, lo vado a ripiegare dentro di mezzo centimetro, vedete che c'è uno smanchino qui di mezzo centimetro, e vado a cucire questi due lati, quindi fare l'orlino su questi due pezzettini. Andiamo sotto macchina. Ripiego quindi sul lato, scelgo di cucire con una cucitura dritta, ma potete anche farlo con il punto zigzag, e andiamo a fermare il nostro bordino, orlino. Per cucire il pannetto vi consiglio di utilizzare comunque un ago da jersey, perché questo è un pochettino elasticizzato, non è proprio fermissimo, e sempre il filo di poliestere, quello è fondamentale. Gio, se ci sono domande, fermami. Ok, di quelle poi eventualmente facciamo così, lo mettiamo anche a disposizione sopra il sito. Quindi, aspetta che non mi vedrò, quindi domani, perché adesso dobbiamo un attimo riorganizzarci, sul sito countrydoll.it nella sezione Mary Poppins troverete anche lo schemino con tutte le misure. Se qualcuna poi si è un po' persa, non ha capito bene le misure, lì trova proprio lo schema del taglio. L'orlino va fatto ovviamente su tutti e due i pezzi. Io uno ce l'avevo già e quindi lo facciamo su tutti e due. Fatta questa operazione, dobbiamo preparare l'applicazione che andremo a mettere sopra. Qua c'è la forbice, ma ce l'ho qua. Togliamo un po' di fili. Cerco di lasciarvi più tempo possibile per farlo insieme. Allora, applicazione. Questo lo mettiamo un attimo da parte. Per fare l'applicazione dovete aver scaricato il cartamodello che era allegato alla scheda di iscrizione. Se poi qualcuna di voi non è riuscita a scaricarlo o non l'ha ottenuto, basta scriverci una mail o un messaggio che ve lo giriamo. All'interno del cartamodello voi trovate la figura intera della nostra applicazione e il suo corrispondente esploso. Faremo un'applicazione con carta termoadesiva, quindi per farlo sarà necessario utilizzare per l'appunto la carta termoadesiva. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo quindi il nostro disegno, non andremo a ricalcare la sagoma per intero, ma il suo esploso. Se voi posizionate la carta termoadesiva sopra ai vostri pezzetti, quindi sopra il vostro disegno, vedrete che la carta è già di suo leggermente trasparente. Possiamo quindi prendere una penna o una matita e andare a ricalcarla. Una cosa importante, so che tante di voi utilizzano le biro magiche, le biro con l'inchiostro magico, le penne magiche, cioè quelle che stirando si cancellano. Mi raccomando, non ricalcate mai la carta termoadesiva con queste biro, perché il passaggio successivo sarà quello di ritagliare la carta e poi andarla a stirare sopra il tessuto. Se lo fate con queste biro, ovviamente al primo contatto col ferro da stiro scomparirà tutto quanto il disegno. Quindi una semplice biro bic o la matita vanno benissimo. La Jo, che è sempre molto molto brava e molto attenta, mi ha già ricalcato tutte quante le sagomine. Come vedete io ce le ho tutte ricalcate sopra il disegno. Cosa? Ah sì sì, volevo farglielo vedere al dritto, ma lo vedo meglio. Quindi le mie sagomine sono tutte quante state riportate sulla carta termoadesiva. Adesso che cosa facciamo? Forbici alla mano, le andiamo a ritagliare. Scusate, sposto un po' la macchina. Come le ritagliamo? Le ritagliamo lasciando un bordo di qualche millimetro intorno al nostro disegno. Questo tipo di taglio non deve essere per forza un taglio di precisione, può essere anche un po' sommario, come preferite. L'importante è che voi lasciate sempre un pochino di margine attorno al vostro disegno e che liberiate ovviamente tutte quante le sagomine.
Gio, se ci sono domande, fermami, Anche curiosità, non per forza domande. Sento scrivere. Sì, c'è Alessia che chiede se c'è un verso giusto per ricalcare la carta ha per forza un Allora, la carta termoadesiva è carta da un lato, quindi da un lato ha lo stesso tatto della carta normale, mentre dall'altra parte dove c'è la colla è ruvida. Ovviamente la parte con la colla sarà quella dove non dovete mai disegnare, perché questa sarà quella dove andremo ad attaccare il tessuto. Si disegna sempre sulla parte di carta, ok? Perfetto. Adesso che abbiamo le nostre sagomine, dovremo stirarle sul rovescio dei tessuti. Togliamo un attimo il cartamodello, prendiamo il ferro da stiro. Cerco di andare più lenta possibile. Devo aspettare 2 secondi che si scaldi il ferro da stiro. Avete all'interno del kit 3 diversi tessuti: marrone per i capelli, nero per il cappello e un beige, per le faccine. Ogni tessuto corrisponderà, cioè andrà stirato, ogni pezzetto andrà stirato sul rovescio del corrispondente tessuto. Se per caso preferite tenere il cartamodello vicino, magari vi sbagliate meno nell'andare a scegliere i tessuti. Appoggiamo quindi la faccina, che per me è il numero 4, sul tessuto beige e l'andiamo a stirare con il ferro. Poi stiriamo il cappello sul nero. Come vedete, ho girato il tessuto perché la carta termoadesiva andrà sempre stirata sul rovescio. E sul marrone, tenendolo sempre a rovescio, andrò a stirare i capelli. Un paio di annotazioni sul ferro da stiro. Va benissimo, io ho utilizzato un ferro ferrettino da patchwork, ma va benissimo il ferro da stiro che avete di uso comune in casa. L'unica cosa sulla quale dovete fare attenzione, le uniche due in realtà, sono la temperatura cotone, ma state attenti che non vada troppo alta, perché altrimenti correte il rischio che vi bruci la colla, e in quel caso, se la colla vetrifica, poi non si attacca più, e soprattutto mai con il vapore, perché essendo una base in carta, il vapore andrebbe a macerare poi la carta. Una volta fatta questa operazione, quindi stirato tutti i pezzettini sul rovescio del tessuto, andremo a ritagliarli, ma questa volta li ritagliamo direttamente sul contorno a matita o a biro, cioè sul disegno. Mi raccomando, un ritaglio di precisione, perché queste saranno poi le sagome che vanno a identificare il nostro disegno. Quindi ritagliamo i nostri pezzettini. Mi sento quasi seria. È vero? Poi fa strano, non è ancora successo neanche un imprevisto, andiamo anche bene. Andiamo anche bene, dai, anche un imprevisto. Allora, perfetto. Io ho questo vizio, butto tutto in terra, voi magari non fatelo. Ritagliamo quindi anche il cappello. Fin qua ci siamo, tutto bene? Dicono, vai, sei forte così. Ah, molto bene. Allora, vi ricordo anche che le applicazioni in carta termoadesiva non devono essere fatte per forza solo su tessuto. Nel senso che la base, cioè quello che stiamo facendo adesso, deve essere fatta per forza col tessuto, ma noi potremmo stirare anche i nostri pezzettini non solo sulla stoffa come sul beauty. Lo prendo, lo rubo laggiù, ho sbagliato.
solo sul beauty. Oh, solo sul beauty per fare la nostra Mary Poppins. Potremmo utilizzare la stessa Mary Poppins da stirare, ad esempio, sulla copertina di un quaderno piuttosto che su una scatola. Diciamo che la tecnica è piuttosto versatile. Ricordatevi solo, in quel caso, di fare attenzione alla carta termoadesiva che andrete ad utilizzare. Quindi non utilizzate la carta viola, ma utilizzate quella di incollaggio più pesante, che è la rossa. Di tutto poi, di tutti i materiali di cui vi sto parlando... Viola sul tessuto va benissimo, mentre se lavorate su altri materiali, legno, carta o cartone, è meglio utilizzare la carta rossa. Dicevo, di tutto quello di cui stiamo parlando, quindi materiali, potete trovare comunque un buon assortimento anche sul nostro sito internet. Togliamo i pezzettini e andiamo quindi a comporre la nostra applicazione. Mi avvicino al piano da stiro. Tengo in questo caso la mia fotocopia con il disegno completo, lo fermo sul piano da stiro e prima di fermarlo lo vado a coprire, quindi a proteggere, con un pezzetto di carta da forno. Quella comune che utilizziamo tutte quante per cuocere i biscotti, proprio la carta da forno normale. Fermo il mio foglio con un paio di spilli al piano da stiro, così sta bello fermetto, non va in giro. E poi, come vedete, io ho il mio disegno in completa trasparenza. Cioè, tra i due c'è, come vi ho detto, la carta forno. Lo vedo perfettamente. Questo mi serve per andare a costruire l'applicazione. Cosa faccio? Tolgo da ogni sagomina, non fatelo tutte insieme, altrimenti poi vi perdete coi numeri, però tolgo da ogni sagomina la sua corrispondente in carta. Come vedete, il tessuto a rovescio è leggermente traslucido. Questa lucentezza non è altro che la colla. La vado a posizionare sopra il mio disegno. Una piccola nota, nei miei cartamodelli spesso nel disegno completo io tendo a segnare alcune parti con questo tratteggio, come vedete nel cartamodello. Che cosa significa? La parte tratteggiata è solitamente la parte che io andrò a cucire in un secondo momento, quindi la parte tratteggiata difficilmente ha sopra delle sovrapposizioni in tessuto. Le parti invece del pezzo che non vedete tratteggiato è perché sono sovrapposte. Se io quindi vado ad appoggiare la faccina della mia Mary Poppins, vedrete che nella parte inferiore aderisce perfettamente al contorno, mentre nella parte superiore tende a sbordare. Questa sbordatura che voi vedete sul tessuto, adesso qua magari non si vede benissimo, ma se lo state facendo vi accorgerete che c'è, è proprio la parte legata alla sovrapposizione. Vado quindi a mettere la mia Mary e vado anche a e vado anche a mettere i suoi capelli. Allora, questo è il 5 ed è quello che va di qua. La deve coprire per un pezzettino, quindi per una parte è a rilievo, è sormontata. Prendo il ferro da stiro, l'appoggio un attimo e lo fisso, proprio un passaggio veloce. Non mi preoccupo perché sulla carta da forno la carta termoadesiva non attacca. Quindi vado poi ad attaccare l'altro pezzetto, lo appoggio, lo faccio aderire bene, lo sormonto bene. Ok, e lo stiro. E soprattutto vado a mettere il cappello. E anche questo lo metto leggermente sormontato. Adesso io faccio scendere un po' il disegno, ci sta. Ecco, ho appena detto che andava sormontato. Infatti qua non ce l'ho messo. Bene. Mi sono dimenticata un pezzettino. Vi farò vedere che non succede niente, possiamo sempre attaccarlo in un secondo momento. L'importante è che questo pezzettino sia un po' libero dal resto del disegno. Il nostro pezzettino in questione è il numero 3. Ora io tolgo la carta, alzo leggermente il mio disegno dalla carta da forno, lo riposiziono sotto, appoggio di nuovo il mio disegno e vado a stirarlo.
Bene, ci siamo. L'applicazione è praticamente pronta. Adesso togliamo i nostri spilli, togliamo la nostra carta da forno, spostiamo il cartamodello e prendiamo uno dei due pezzettini, scegliete voi quale, sono uguali quindi non succede niente, con il quale andremo a fare la parte davanti del nostro beauty. Ora, il pezzetto che vedete qua che abbiamo orlato prima andrà poi ripiegato e cucito, quindi ricordatevi di tenere la vostra Mary un pochino più in basso rispetto a questa linea che si viene a creare. La staccate dalla carta da forno come se fosse una figurina, proprio si stacca tranquillamente. La posizionate sopra al vostro beauty più o meno centrale. E poi, una volta che avete scelto la posizione, potete aiutarvi con la carta da forno se preferite, o anche semplicemente stirandola normalmente, la andate a stirare al vostro pezzettino del beauty. Filomena dice che ti vede un po' emozionata. Ah sì, un po', tanto, no? Un po'. È che cerco di fare la persona seria. Allora, ogni tanto, diciamo che chi mi conosce dal vivo sa che difficilmente sono così. Di solito sono un po' meno professionale. Però insomma, dai, qua siamo in tanti, poi insomma è un evento importante, si parla di Abilmente Academy. Insomma, dai, bisogna darsi anche un po' di contegno, non si può essere sempre... Però insomma, vedremo. Allora, torniamo a noi. Abbiamo applicato la nostra Mary sopra al nostro pezzettino del beauty. Non la possiamo lasciare così da sola, perché se non la andiamo a cucire, pian pianino, utilizzando il nostro piccolo portamonete, lei si staccherà. Quindi dobbiamo per forza andarla a cucire. Come la cuciamo? Allora, per questo io oggi ho scelto, anche per una questione di velocità esecutiva, ma anche perché mi piace molto lo stile, una cucitura a punto dritto. Quindi andrò semplicemente a cucire il contorno della mia faccina con una cucitura dritta lineare. Che consiglio posso darvi in questo? Quello di utilizzare, se ce l'avete, il piedino aperto della macchina da cucire, che è più indicato soprattutto nelle applicazioni o nei lavori un pochettino più di bordatura o comunque di contornatura di un disegno. Se non avete il piedino aperto, in dotazione sulla vostra macchina per cucire avrete quasi sicuramente quello trasparente. Ha la stessa funzione, potete usarlo in ugual misura. Quindi io vado a cambiare intanto la macchina, il piedino della macchina, perché altrimenti non possiamo cucirla, o meglio, faccio più fatica. E vi ricordo anche che sul nostro sito internet, countrydoll.it, trovate una rubrica che si chiama Il bigino del cucito, che fa anche un po' ridere. Il bigino ricorda i manualetti di riassunto, ecco, che c'erano a scuola. Quando andavo a scuola io non c'era internet, quindi c'era il bigino della Divina Commedia, il bigino per Messi Sposi, mi abbiamo fatto il bigino del cucito. È una videoteca molto molto racchiusa, molto concentrata, dove vengono spiegate alcune delle tecniche per fare appunto applicazione a macchina o a mano, perché in realtà questo lavoro che noi adesso facciamo con la macchina si potrebbe fare anche a mano. Qui lo facciamo a macchina. Vi riporto un attimo sulla macchina per cucire. Ho cambiato, come vi ho detto, il piedino, non so se si vede, magari non si vede benissimo. Andiamo quindi a cucire la nostra applicazione. Sempre filo di poliestere, potete decidere di farlo a cucitura dritta. In questo caso vi consiglio di utilizzare un filo scuro, che può essere un marrone scuro, o anche un nero se vi piace, lì è una questione di gusto personale, oppure lo stesso blu con cui andate poi a cucire tutto il vostro beauty. Non fate altro che ricontornare tutto quanto il contorno della vostra applicazione, stando a più o meno un millimetro e mezzo dalla fine del vostro disegno. Andiamo quindi a cucire. Se invece doveste decidere di festonarla, altra tecnica molto molto usata nelle applicazioni, ecco, in quel caso mi sento di consigliarvi i fili in tinta. Primo perché danno una coronatura, diciamo così,
al disegno, nel senso che tendono a creare proprio un vero e proprio ricamo intorno al disegno, tono su tono. E secondo, perché nel caso cucitura dritta. Cucitura dritta e ho accorciato leggermente il punto. Quindi anziché cucire magari a 2,5 o 3, ce l'ho a 2,2, insomma. Stavo dicendo, se fate punto festone vi consiglio invece di utilizzare i fili colorati, perché ricontornano meglio e soprattutto se uno non è precisissimo nella cucitura si vede un po' meno l'errore. La mia macchina ha la fermatura del punto e quindi ogni volta che io mi fermo lei salda il punto. Se la macchina non vi fa la fermatura del punto, come nel mio caso, vi consiglio di fare un piccolo avanti e indietro ogni volta che partite e vi fermate. In questo modo è sufficiente anche un punto 2, non è che dovete fare dei grandissimi avanti e indietro. Ma se voi fate un avanti e indietro all'inizio e alla fine, il filo rimane già saldato e non correte il rischio che poi la cucitura si sciolga pian piano, si sfili. Sì? Mi chiedono se... se l'ago non si incolla la termoadesiva mentre cuci. Allora, sulla carta termoadesiva viola, come sulla blu, ci sono diversi tipi di carta termoadesiva. Sommariamente, azzurra, viola, arancio e rossa. Azzurra e viola sono per il ricamo a mano e a macchina. L'azzurra è leggerissima, incolla veramente poco e si usa di solito per i tessuti molto molto sottili. La viola invece è utilizzabile per tutti i tessuti, soprattutto per il cotone. Entrambe si possono cucire a mano o a macchina e l'ago non si impasta. Se avete il problema che man mano che passate l'ago tende a trattenere la colla della cucitura, è perché probabilmente avete utilizzato una carta termoadesiva ad un incollaggio più pesante, quindi un pochettino troppo collante e tende a portarsi fuori anche la colla. Evitate di utilizzare carte rosse per cucire, ecco, soprattutto se lo fate a macchina, anche a mano in realtà, perché è pesante anche da cucire a mano. Allora, continuiamo con la nostra cucitura dell'applicazione. Mi manca l'ultimo pezzettino. Un pezzettino. Ok, la nostra applicazione è pronta. Ti sposto un attimo. L'abbiamo quindi cucita. Adesso io tolgo i fili perché mi fanno fastidio. Sono proprio bruttini. Tolgo tutti questi spelucchietti. Intanto vi do un po' di tempo. Un caldo qua dentro, ragazze, se mi vedete cambiare colore per quello. Ok. Altra cosa importante tra virgolette, però può essere importante quando fate questo tipo di applicazione. Adesso io ce l'ho dentro la fodera e poco mi interessa, però per essere più precisi vi ricordo che se applicate con un filo scuro sull'ago, quindi la parte che andrete a vedere sopra, è consigliabile applicare con un filo scuro anche nella bobina, cioè nella spoletta, perché altrimenti correte il rischio che vi succeda questo, cioè il ricamo sia trasparente dall'altra parte, si vede tutto il rovescio. Se questo effetto non lo volete, basta mettere lo stesso filo sia sopra che sotto. Fatta questa operazione, direi di passare un attimo al vinile, così prepariamo anche la parte dietro del nostro biutino. Nel kit, e questa è una cosa che hanno purtroppo solo quelli che hanno preso il kit, troverete un pezzettino così di vinile. Esattamente così, lo vedete, glitteratino. È un vinile che è stato già tagliato, quindi sagomato, con un plotter da taglio.
cosa dovremmo ricavare da questo vinile, questa scrittina qui, cioè la Mary Poppins. Ok, il vinile è materiale particolarmente interessante, tra l'altro, perché si presta per svariati utilizzi. Io lo uso principalmente in decorazione su cose più difficili da realizzare, ad esempio tagliando a mano o con la forbice, ma è un materiale che potreste anche tagliare con le fustelle, perché si taglia tranquillamente. Il pezzettino che voi avete, io adesso qua ho uno spellicolino che mi è stato gentilmente regalato dal signor Bottalico, se invece voi non avete uno spellicolino è sufficiente che utilizziate un utensile molto appuntito o anche un ago lungo, ad esempio. Il vostro vinile, se lo muovete un attimo, vedrete che è tagliato. Basta cercare una parte tagliata, andarci sotto con la lama, con la punta, alzarlo leggermente e andare a spellicolarlo. Mi raccomando, lentamente. Uno degli errori che si fa più spesso nello spellicolare il vinile è quello di lasciare attorno alla parte adesiva la parte di scarto, diciamo così, e togliere la scritta. Sbagliatissimo. Noi dobbiamo lasciare la scritta sulla parte adesiva e togliere tutto quanto l'esubero. Se lo tirate pian pianino, salta via bene. Fate attenzione perché questo è veramente molto, molto, molto sottile. Parlo della scritta. Ci siamo impegnate a complicarvi un po' la vita. Ok, tiriamo via il nostro pezzettino. Questa parte, che sembrerebbe uno scarto, in realtà non è, perché il vinile può essere riciclato in ogni sua parte, quindi anche di questo pezzettino che vi rimane, potete sempre riutilizzarlo per fustellare delle stelline, dei cuoricini, cioè è comunque riutilizzabile, non buttatelo. Farà parte di tutti quei ritagli che si conservano per un'altra volta e che poi dopo arrivano a invadere completamente le case di tutti. Allora, sento la Jo che scrive, quindi vuol dire che ci sono tante domande. Sì, sulla termoadesiva. Sulla termoadesiva, bene. Allora, io intanto tolgo, come vedete, le parti in eccesso, quelle piccoline serve proprio uno spillo, altrimenti non saltano via, o se ce l'avete, proprio lo spellicolino. Tra l'altro, sul vinile c'è un bellissimo tutorial, un corso, perché è un corso, sempre nel progetto di Abilmente Academy, sempre di Caesar, che fa il mio amico Tommaso Bottalico, che se non sbaglio è domani pomeriggio, e se vi piace o volete provare a vedere qualcosina in più sul vinile, io vi consiglio di andare a iscrivervi anche a quel video. È carino. Togliamo quindi tutta la parte. Mi chiede, Patrizia, come si chiama la macchina per produrre la scritta? Ah, ecco, brava. È una la macchina per produrre la scritta è un plotter da taglio, in realtà. Ce ne sono di diverse case, proprio lo trovi Patrizia come un plotter da taglio. Ce ne sono di diverse marche. Quello che utilizzo io è una Silhouette. E su questo ti consiglio di chiedere informazioni sempre nel corso di Tommaso, perché lui magari te ne riesce a dare anche di più o meglio. Io posso dirti soltanto che la mia è una Silhouette. Scusate un attimo, intervengo dalla regia e confermo che domani 21 maggio ci sarà il corso di Tommaso Bottalico alle ore 15:30, che presenterà l'arte del termovinile. Brava! E, appunto, in collaborazione con Caesar. E se non sbaglio, lo vedo anche connesso dalla chat, quindi lo salutiamo. Ciao, Tommaso! Ciao, Tommy! A domani! Grazie! Non mi ricordavo l'orario. Io non ricordavo l'orario, quindi stavo temporeggiando. Va bene, allora, abbiamo spellicolato il nostro vinile
e è un lavorino un po' impegnativo, fatelo con calma. Che cosa devo dirvi sul vinile ancora? Come vi ho detto, la parte che andrà conservata è quella che rimane sulla parte appiccicosa adesiva e la parte che andrà tolta invece è questa. Mi raccomando, anche questo weekend al corso c'è stato chi ha fatto il contrario, dopo diventa un po' un problema rimetterlo qua sopra. Allora, detto ciò, prendete la seconda parte del vostro beauty, che è qua, e andate a posizionare il vostro vinile. Quindi, la parte trasparente appiccicosa è quella che ci servirà per tenere saldo il nostro materiale al supporto sul quale andremo a stirare. Il mio, purtroppo la mia inquadratura non vi fa vedere bene, ma questo è sempre la parte scozzese. Io sto sempre lavorando sullo scozzese. Vale lo stesso discorso che abbiamo utilizzato prima per Mary Poppins. Non troppo in alto, non troppo in basso. Cercate di stare nella parte centrale. Quindi andiamo a posizionare il nostro vinile. L'appiccico ci serve proprio per tenerlo bello attaccato al tessuto. Cercate di metterlo dritto con lo scozzese perché altrimenti poi si vede. Lo scozzese vi fa un po' difetto. E poi prendiamo il ferro da stiro. Non fatevi venire nessuna ansia, deve essere caldino, mi raccomando. E andiamo a stirare direttamente sulla plastica. La plastica è fatta apposta per ricevere il calore, quindi non deformerà e vi trasferirà il calore alla scritta senza rovinarla. Che cosa dovete fare attenzione? Dovete fare attenzione a non avere vapore sempre sul ferro da stiro, è consigliabile, ma soprattutto non avere il ferro troppo alto. Se è troppo alto ve ne accorgete subito perché la plastica si ritira immediatamente. Invece se vedete che lei si solleva un pochino ma non si ritira, vuol dire che va bene. Vinili ce ne sono di tanti tipi, di tanti pesi, di tante qualità. Il glitter, che è quello più bello in assoluto, vero Gio? Noi ci piace proprio tanto. Il glitter deve essere stirato un pochino di più. Non ci sono mai abbastanza brilli. Lei dice che non ci sono mai abbastanza brilli, quindi abbiamo già capito, no? Deve essere stirato un pochino di più. Noi lo stiriamo, poi leviamo la parte trasparente e la scritta rimane sopra il nostro pannetto. Questo adesivino non buttatelo, perché come vi dicevo, se voleste attaccare un paio di cuoricini, potreste ritagliarli direttamente sul vinile, appiccicarli e con questo riposizionarlo per andarli a stirare. Quindi non buttatelo. Per essere sicuri che il vinile sia perfettamente attaccato al nostro tessuto, andiamo quindi a ristirarlo con la carta da forno. Mi raccomando con la carta da forno perché altrimenti adesso il vinile sarebbe scoperto e quindi potreste anche rovinarlo o danneggiarlo. Bene, abbiamo preparato sia il davanti che il dietro. Un'indicazione di misura, cioè quanto lasciamo dal bordo per l'applicazione del vinile, più o meno. Superiore, inferiore o laterale? Mi serve una cinta metrica. Allora, a occhio direi 7-8 centimetri sopra e sotto. 8 sopra, 8 sotto, il mio occhio non mi tradisce, e 5-6 laterali, 5-5. Però se considerate 8 sopra, 8 sotto, già ci siete. Lo centrate sostanzialmente. Fidatevi sempre del vostro occhio, perché lui è bravo. Una volta che avete fatto questa cosa, dobbiamo costruire invece il beauty. Tolgo questo aggeggio pericolosissimo che fa malissimo. Torniamo a cucire. Cerco di essere più ordinata che posso. Allora, cambio il piedino, perché col piedino aperto faccio più fatica. Ricordatevi che il piedino aperto va benissimo per fare l'applicazione, ma meno bene per cucire i pezzetti, perché non vi ferma bene il tessuto. E vado quindi ad orlare, lo faccio vedere così, vado quindi ad orlare la parte superiore del nostro beauty, dove abbiamo fatto gli orlini di prima, lo ripieghiamo fino al taglietto e andiamo a cucire questa parte. Io lo farò a zigzag. Preferisco la cucitura zigzag perché mi fa una cucitura con fermatura e quindi mi piace un pochino di più. Ripiego quindi il mio tessuto, non so se si vede, fino all'orlino e poi lo vado a cucire. Allora, facciamo uno zigzag. Questo direi che va già bene.
Grazie. È una soddisfazione, è solo per le cicce. Cioè, nel senso che non la fanno per le taglie magre, solo per questo. No, poi per il popolo delle diversamente magre, se mi scrivete in privato, vi do anche l'indirizzo dove l'ho comperata. Allora, ne facciamo uno e facciamo anche l'altro, stessa identica cosa, quindi ripieghiamo anche qua l'orlino a pari con il nostro taglio e andiamo a fare lo zigzag. Uno zigzaghino, come dice la Laura, che stranamente è muta. Sì, ma mi piaceva, l'ho fatto apposta. Ah, certo. No, ma mi piaceva quel bianco. L'ho detto prima che ce l'avevo bianco. No, 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 no. Lo volevi blu? Ah, no, l'ho fatto apposta, l'ho detto prima. Mi piaceva quel bianco. Sì, no, si vede bene così, si vede il bordino. No, mi piace, mi piace. Vale il discorso di prima, dalla regia hanno fatto questo appunto. Vedo che non hai cambiato il filo sotto e ovviamente si vede lo zigzag bianco. Ma io l'ho detto prima che l'avevo messo bianco, mi piace che si veda. Se non volete che si veda questa cucitura, ovviamente dovete mettere anche nella bobina il filo blu, altrimenti vi salta fuori lo zigzagino. Mamma piaceva, io volevo che si vedesse. Allora, fatto questo, direi che è ora di andare a comporre tutto quanto il beauty. Quindi ci siamo, siete in pari. Non... Sì. Ci siamo. Vado troppo veloce ancora? No, 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 dai, andiamo no. bene. Come siamo coi tempi? Sono le 18:15. Dobbiamo correre! Pianta. Allora, va bene. Allora, fatto questo, montiamo il nostro beauty. Cosa facciamo quindi? Andiamo a prendere una parte, la teniamo al dritto, la sormontiamo con l'altra parte, ancora al dritto, quindi io da una parte e dall'altra ho il blu. Se preferite lo potete fermare con gli spilli o con un paio di clip. Regia, mi mancano le clip. Abbiamo gli spilli però, quindi noi usiamo gli spilli. Le fermiamo. Ok, io ho bloccato il mio lavoro con due spilli e vado quindi a cucire un laterale, l'altro laterale e di nuovo il fondo. Non cucio mai questi due pezzettini, ok? E nemmeno ovviamente la parte in alto che abbiamo urlato. Questa non si cuce. Qua parlano e non so cosa dicono. Cosa c'è che non va? No, no. Ah no, sento che parlo e non si capisce. Va bene. Allora, partiamo dai laterali. Cucitura a piedino, ovviamente cucitura dritta. Mettiamo sotto il nostro tessuto. Aspettate che mi sia spostato intanto che l'ho fermato. Ok. Qualcuna si chiederà cosa vuol dire cucitura a piedino, lo so, perché me lo chiedete sempre. A piedino significa che io andrò a cucire tenendo il filo esterno del vostro piedino allineato con il bordo esterno del tessuto. L'ago cucirà quindi all'interno di metà della larghezza del nostro piedino. Se voi fate in questo modo, innanzitutto la cucitura seguirà perfettamente il bordo e quindi se avete tagliato dritto sarà perfettamente dritta. E secondariamente manterrete lo stesso margine di cucitura su tutto quanto il contorno. Cuciamo un lato, cuciamo l'altro e cuciamo il fondo.
lato. Ok, togli i miei due spilli. Ci siamo? Ci siete? Andiamo bene? Adesso che abbiamo cucito il nostro beauty, abbiamo queste due parti aperte, no? Vengono fuori le dita. Queste ci serviranno per andare a creare lo spessore del fondo, perché il beauty non ha fondo, cioè non abbiamo messo un fondino rettangolare o quadrato sul fondo. Lo ricaviamo da questo pezzettino che abbiamo tolto nel rettangolo di base. Quindi cosa facciamo? Andiamo semplicemente a schiacciare il tessuto. Non so se si capisce o se si vede con questa cosa, ma spero di sì. Schiacciare il tessuto in questo modo. Cerco un punto dove si vede meglio, ok, e viene a crearsi questa apertura schiacciata che andremo quindi a cucire. Nel farlo vi consiglio di spostare le due cuciture, ne avrete una laterale e una di fondo, una piegandola verso destra e una piegandola verso sinistra, in modo tale da avere meno spessore sulla parte centrale. Andate quindi a cucire tutti e due i fondini del beauty, sempre tenendolo a rovescio. Cucitura a piedino anche in questo caso. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Vedete che ne ho piegata una da una parte e una dall'altra, così qua ho meno spessore. Se le vostre macchine per cucire fanno fatica a cucire così tanto spessore o materiali così tanto pieni, nel senso alti, ricordatevi che esistono un paio di trucchetti. Innanzitutto cercate di portare il tessuto un po' più avanti sotto il piedino e non proprio a filo. In questo modo aiutate il trasporto a tenere il tessuto. E non andate spedite nella cucitura. Fate in modo che la macchina arranchi pian piano, così evitate di strozzare la macchina intanto che cuce o di rompere l'ago, che è pericoloso. E ricordatevi sempre di piegare le cuciture da una parte o dall'altra in modo tale da avere meno spessore dove si sormontano tanti tessuti, perché altrimenti lì il rischio, soprattutto se la macchina non ha un trasporto eccezionale, è proprio quello di fermare la cucitura e quindi non riuscire ad andare oltre o peggio ancora rompere l'ago. Ci puoi ripetere cos'è la cucitura a piedino? Allora, cucitura a piedino è molto 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 semplice. Quando si intende cucitura a piedino, si intende una cucitura che abbia come margine esterno l'esterno del tessuto. Quindi io dovrò far coincidere la parte esterna del mio tessuto con la parte esterna interna del mio piedino. I due dovranno essere allineati, praticamente il tessuto non va un po' più dentro o un po' più fuori del piedino, vanno a filo, allineati sulla parte interna. È abbastanza chiaro? Detto giusto? Fatto questo, andiamo a rigirare il vostro beauty. Se avete rispettato i margini e avete fatto, insomma, come vi ho detto, non avete neanche tanto tessuto all'interno da dover ritagliare. Se invece avete fatto delle cuciture un pochettino più larghe, è possibile che il vostro interno sia un pochettino in esubero. E allora per far uscire bene l'angolo potete tagliarlo. Altra cosa da fare, questo è pannetto e quindi non sfilerà. Però se volete fare una cosa più precisa ancora, potete ribattere tutte quante le vostre cuciture o con uno zigzag di pulizia o con una tagliacuci. Io adesso, per termini di tempo, non vorrei arrivarci un po' troppo tirata, lo lascio così com'è.
Se però alla fine fate una cucitura di pulizia su tutti quanti i lati, rimane sicuramente più saldo e più finito. Lo rigiriamo al dritto perché la parte cucita è finita, quindi adesso andiamo solamente di decorazione. Il nostro beauty è qui. Allora, sposto un po' la macchina, così ci fa un po' più spazio, scusa Gio. E passiamo all'inserimento di questa cosina simpatica che è la chiusura. Allora, la chiusura del beauty, ve lo faccio vedere uno, lo prendo, è una sorta di click-clack, cioè, scusate, sembrano i beauty di una volta, no? I portamonete della nonna, ce n'erano diversi. La chiusura è una chiusura a click-clack. Come va inserita? Va semplicemente, te lo appoggio qua, è caduto. Dovete togliere una parte della spinetta. Ecco, spinetta. A questo punto la vostra chiusura si apre. Non fate altro che inserirla nelle due aperture che avete nel beauty, quelle che abbiamo appena creato. Si arriccerà un pochino, uscite dalla parte opposta, proprio facile. Uscite dalla parte opposta, riallineate i vostri due pezzettini, e poi andate ad inserire la spinetta all'interno. Attenzione perché cercherà di, ecco, appena finito di dire, cercherà di aprirsi e di trasformarsi in una molla, ma in realtà voi dovete mettere dentro tutta quanta la spinetta. Aspettate, eh? Ok. Tutti e due i pezzettini devono finire, vicino, tutti e due i pezzettini di ferro devono finire all'interno degli anellini. Non devono passare sopra, non devono passare di lato, tutti e due dentro. Una volta fatta questa cosa, la mia Jo insegna, perché io in realtà non lo sapevo, si usa la tecnica degli anelli della bigiotteria. Allora, gli anelli nel senso delle collane, gli anellini per la bigiotteria. Hanno tagliato i fili, quindi li vediamo. Allora, Gio, com'era? Prima 90 gradi, quindi pinzate alla base della vostra clippina, della vostra spinetta, e la piegate a 90 gradi, verso l'esterno. Ok, poi entrate con la pinza nella parte un po' più grande della vostra pinza e lo arrotolate verso l'interno. In questo modo vi viene un anello preciso. Ok, avete saldato le vostre chiusure. Adesso per poter lavorare di decorazione vi consiglio di inserire un pochino di ovatta o di carta all'interno del beauty. Ti rubo un po' di ovatta da questo. O di carta. Grazie. Ecco qua, così vi rimane gonfietto. Cosa ci resta da fare? Beh, intanto fiocchetto rosso, nastrino per mettere il fiocchetto sotto, ma prima direi di fare il fiore e le foglie, anche questo forse è un po' più importante. Per fare il fiore dovete ricalcare sempre dal cartamodello, adesso ve lo prendo, ce l'avete qua, sto diventando disordinata come sempre. Allora, dal vostro cartamodello avete il fiorellino. Sempre sulla carta termoadesiva lo andate a ritagliare esattamente come abbiamo fatto prima. Questa volta però non lo stireremo solo sul tessuto, ma lo stireremo sul tessuto e sull'alcantara. Tra i vostri pezzettini avete anche un tessuto jersey come questo, che è un fiammato glitterato. Andiamo quindi a prendere il nostro pezzettino di carta con il fiore, posizionarlo sul rovescio del tessuto jersey e a stirarlo. Aspettiamo un secondino che si freddi, perché ci scotta, e poi
poi andiamo a ritagliare anche questo direttamente sul contorno a viro. Lo ritagliamo, questa volta andiamo ben bene su tutto quanto il contorno, quindi anche nelle parti più interne. Bene, prendiamo quindi l'alcantara. Alcantara è bicolor, da una parte un po' più chiaro, dall'altra un po' più scuro, scegliete la parte che più vi aggrada. Togliete la carta dal rovescio del nostro fiorellino. Ok. La andate a posizionare sopra l'alcantara e lo andate a stirare. L'alcantara ci servirà solamente per creare struttura attorno al fiore. Adesso andiamo a ritagliare di nuovo la sagoma. Due scelte, potete ritagliarla completamente a filo oppure lasciare un piccolo bordo di alcantara, come volete. Su questo lo taglio con un bordino. Sì, no, ci sono. Mi stanno dicendo che ho mezz'ora. Me l'hanno detto così, hai mezz'ora. Quasi paura. In realtà non l'avevamo mai provato, quindi non sapevamo come sarebbe andato coi tempi. Allora, ce li ho tutti e due, quindi ve li faccio vedere. La Gio mi aveva preparato tutto in realtà. Ce li ho tutti e due, quindi ve li faccio vedere entrambi. Questo è con un pochettino di bordo in alcantara, mentre questo è ritagliato direttamente al filo. Direi che quasi quasi quello col bordo in alcantara è ancora più grafico, mi piace di più, utilizzerò questo. E sempre sull'alcantara verde dovete ritagliare le foglie. Allora, anche qua potete ritagliarle disegnandole oppure andando direttamente con la vostra forbice, tagliate delle piccole gocce. Una. Io parto sempre da un rettangolo. Parto dal rettangolo, faccio la parte stondata, vengo su e poi taglio l'altro pezzo. Due. Mettiamone tre, dai. Abbondiamo qui. Ok. Dobbiamo metterne un paio, sì, sul cappello. Sì, benissimo. Allora, qua ci siamo. L'alcantara, anche in questo caso, è bicolor, quindi da un lato è oliva, da un lato è olio. Potete scegliere di mettere le foglie tutte da un verso o anche mescolarne o metterne un paio, una sopra e una sotto, per dare più sfumatura. Le posizioniamo un attimo a parte. Prepariamo il fiocco. Avete un nastrino in raso rosso. Prepariamo il nostro fiocchetto. Potete scegliere di farlo come volete, con le orecchie, senza le orecchie. Io lo faccio così. Lo stringiamo bene al centro e tagliamo le codine. Ok, posizioniamo anche questo da parte. E poi ci manca lo svaroschino che adesso andiamo a cercare, ce li avevo prima, vedremo. Passiamo quindi alla decorazione. Il mio si è un po' stropicciato, quindi gli do una passatina col ferro, così è bello liscio. Eccolo qua, grazie, è arrivato anche lo svaroschino. Bello liscio, pronti per il trucco e il parrucco. Allora, in questo caso utilizzo poi un fard, prendo la mia penna, questo è un rapido usa e getta, questa è china pura, mi raccomando non utilizzate sui progetti di cucito creativo di questo tipo, cioè progetti che poi magari possono anche essere lavati, le viro al gel. Le viro al gel vanno benissimo per tantissime cose, ma sul cucito, quindi sui lavori di appliqué, patchwork, i lavori comunque che possono essere lavati, vi consiglio di utilizzare la china purissima e non le viro al gel, perché altrimenti lavandole potrebbero creare danno, mentre queste siamo sicure che non sbavano. E, al contrario, non sono indicatissime questo tipo di penne per tutti quei tessuti che possono
rilasciare in maniera disomogenea il tratto, tipo le licre. Ecco, sulla licra è meglio la pirogenica. Lavoriamo quindi per fare la faccina, io l'ho fatta asimmetrica, quindi non ha gli occhi pari, faccio sempre due puntini per avere più o meno la posizione dell'occhio e quando vado a disegnare i miei occhi parto sempre dall'occhio di sinistra perché io sono destrorsa. Se foste mancine vi consiglio di partire dall'occhio di destra. Non è una questione di vanità, cioè perché non posso fare come mi pare, ma una questione di praticità. Se voi, io sono destrorsa, se vado a disegnare prima l'occhio di sinistra e poi l'occhio di destra, nel disegnare il secondo occhio lo vedo. Se invece facessi il contrario, disegnassi prima quello di destra, per disegnare quello di sinistra lo sormonterei con la mano e quindi non riuscirei a vederli entrambi. In questo modo io ho sempre un allineamento. Questa la faccio con un occhio più piccolo e un occhio più grande, ma nulla vi vieta di farle tutte con la stessa dimensione di occhio. A me piace crearle un po' così asimmetriche. Mi dicono querce, ma non sono querce, sono asimmetriche. Sono storte come me. Ok, quindi ne faccio prima una e poi l'altra. Per fare le sopracciglia potete anche cambiare lo spessore della penna. Se usate sempre questa è una penna alta, non 0,5, cioè una punta abbastanza grande. Se usate sempre la penna della stessa misura, ricordatevi che nella parte di coloritura, quindi la parte di riempimento dell'occhio, potete tenere la penna completamente verticale sopra il disegno. Mentre quando andate a fare le sopracciglia dovrete utilizzarla di spigolo, cioè utilizzate lo spigolo del tampone e non tutta la punta. In questo modo vi fa un tratto comunque sottile. Gli faccio anche il nasino, un po' stortino così, e gli metto anche due cigliette sottili, sottili, laterali, perché mi va. Ok, fatta questa cosa con un piccolo pennellino da trucco, andiamo a dargli un pochino di fard sulle guance. Adesso si scatenerà il popolo del ma lavandolo salta via, inevitabilmente sì, ma se lo caricate tanto un alone rosa resta sempre. E poi comunque si può sempre ripassare, ecco. Ho sporcato tutto. Facciamo quindi due belle guanciotte, un po' sì, diciamo così. Poi acrilico, io utilizzo il panna, se non l'avete potete utilizzare anche una tempera qualsiasi o il bianchetto, va bene, un bulino, e anche qua se non avete il bulino potete usare anche uno stuzzicadenti o una vecchia biro, potete usare anche quella. Facciamo un paio di puntini, proprio classico punto luce sopra gli occhi, e facciamo anche un pochino di luce sopra le guance. In questo caso allargo con il bulino perché non ho preso quello con la misura più grande, quindi uso il bulino per dipingere. Se vi fa questa righettatura basta passarci sopra il dito, ve lo rende leggermente sfumato. Poi vi sporca tutte le dita, ma fa niente, si lavano. Viene via l'acrilico, non viene via dai vestiti, ma viene via dalla pelle, quindi state tranquille. Ci facciamo anche un paio di puntini sotto, che è più bellina. Mollina, guardala qua. Bene. Abbiamo quasi finito, eh? Ci siamo, ormai ci siamo. Mi sono portata due pennarelli di quelli di Natale, quindi un argento e uno oro. Vado a creare un po' di sfumatura sui capelli. Faccio 15 minuti, siamo in chiusura. Sì. Faccio solo una ricontornatura, mi dicono dalla regia che tra 15 minuti chiudono. Ma noi abbiamo finito. Piccola ricontornatura e piccolo contorno anche del cappello. Con le penne d'argento d'oro di Natale.
Allora, questo lavoro, questa parte della lavorazione, a me piace farla sempre una volta finito il tutto, quindi con la Mary già tutta, il bustino già tutto montato che è finito. Se vi trovate in difficoltà a lavorare su un supporto che non è completamente piatto, quindi preferite farlo prima di montare tutta quanta la bambola, lo potete fare. Fate solo attenzione perché poi nei vari spostamenti e movimenti potreste spostarla. Da finito siamo sicuri che non si fa danno. Rimane solamente da incollare il fiocchettino alla base della faccia e lo facciamo con la colla a caldo. Mettiamo un pochino di colla sul nastrino e lo posizioniamo. Mettiamo il nostro fiore, lo metto da questa parte, anche qua colla a caldo. Proprio una buccina, nulla vi vieta ovviamente di cucirlo. Lo spingo verso il basso con il fondo del pennarello perché così rimane leggermente tridimensionale, si rialzano i petali. Nel mezzo vado a mettere il mio svaroschino, non andrò a mettere la colla sullo svaroschi perché mi scotto sicura, quindi la metterò al centro del nostro fiore, proprio solo una goccina, e ce lo appoggio sopra. E per ultimo vado a mettere le nostre foglioline. Puntino di colla. Ne ho fatte tre, quindi le metterò, ne avevo fatte tre, se ce le ho, le metterò una da una parte e due dall'altra, magari cambiando anche il colore dell'alcantara. Insomma, abbiamo toccato per piccoli punti tante tecniche del cucito creativo, quindi dall'applicazione con la carta termoadesiva, la decorazione, questo in questo caso abbiamo usato la termoadesiva e l'alcantara, vabbè, trucco e parrucco, ok, però abbiamo decorato anche con il vinile e quindi anche questo è un altro passaggio interessante che può essere utilizzato. Il vinile, vi ricordo che è un prodotto estremamente resistente al lavaggio, è lo stesso materiale con cui vedete stampato ad esempio le magliette dei vostri figli o comunque le maglie che hanno le stampe, quindi è un materiale strepitoso. E l'applicazione invece siamo costrette a saldarla con una cucitura perché altrimenti il tessuto inevitabilmente si staccherebbe. Su lavori fra virgolette così piccolini o comunque così semplici, a me piace tanto anche la cucitura a punto dritto, diciamo che mi piace per un aspetto grafico, sembra proprio il disegno a matita, ma mi piace anche perché è estremamente semplice. Su lavori più complicati, come vedete qua dietro di me, c'è ad esempio la coperta di Mary Poppins piuttosto che la borsa, ecco lì già l'applicazione vi consiglio di farla festonandola, perché in quel caso insomma il materiale probabilmente viene utilizzato molto di più o lavato molto più frequentemente e quindi è meno facile che rimanga attaccato, e meglio avere una cucitura un pochettino più salda, più adatta all'applicazione. Abbiamo anche cucito, montato la chiusura, che tante di voi erano preoccupate di questa chiusura, clic clac, sarò in grado, non sarò in grado. E come avete visto è semplicissimo e l'effetto insomma molto carino, può essere anche una bellissima idea regalo se uno volesse già mettersi avanti per i regali di Natale, ad esempio, perché no? Davanti quindi alla vostra Mary Poppins e dietro alla scritta Mary Poppins. Nulla vi vieta di aggiungere comunque qualche altro cuoricino, una qualche stellina, se avete le fustellatrici, vi ripeto, il vinile può essere fustellato. Io ho quindi finito. Figlia Evelyn, è bellissima questa Mary Poppins. Ah! Dai, che carina, proprio bella. Sì, comunque. Lei è carina. Complimenti. Vai, non volevo interromperti. No, tranquilla, nessun problema. Per farti veramente i complimenti, perché è stato un progetto molto molto bello ed interessante. Infatti, grazie. Vedo che
insomma, chi ci ha seguito è sempre rimasto connesso e appunto interessato al tuo progettino, perché è stato veramente, sei stata bravissima. Quindi siete state, anzi, dai ragazze, tutte quante. Beh, è una bella regia. Avete esatto. Una bella regia, eh? Siete un super team. Poi per una volta siamo state professionali, dai, sono state brave. Tu che ci hai visto in pre-diretta, sai che non siamo sempre così. Dai, diciamo che ci piace divertirci, quindi... Sì, noi parecchio, però stavolta abbiamo deciso che avremmo fatto quelle serie. E quindi insomma, siamo state più serie, no? Possibile, dai. Complimenti, dai. Niente, e se... Insomma, ti lascio la parola ancora per un pochino, abbiamo ancora 10 minuti, quindi se sì, vuoi... magari se qualcuno ha qualche curiosità, qualche dubbio, non so, sento anche dalla regia cosa mi dicono. E io vi ricordo invece, come vi hanno detto anche all'inizio, che la registrazione comunque è fruibile anche dopo questa diretta, quindi vi arriverà via mail con un link entro una decina di giorni. E se invece non avete acquistato il kit, ma volete farlo esattamente come il nostro, sono ancora disponibili sul sito, quindi nell'eventualità il kit per poterla realizzare uguale uguale c'è, e come ci sono altri materiali da poterne fare di più o comunque farle diversamente. Il sito è countrydoll.it, sono il genio del marketing, mi dimentico sempre di dirlo. Non ti preoccupare, guarda, è scritto sopra nella chat. Ma l'avete scritto, bravo, vedi, meno male che c'è qualcuno che ci pensa. Io sono veramente l'anima del commercio in questo. E non so se c'è qualche curiosità, se avete qualche domanda, se qualcosa non è stato chiaro. Sì, anche qualcosa appunto di... La borsa che vedono alle tue spalle è complicata da fare. La borsa che vedono alle mie spalle è molto semplice, perché non è un progetto complicato, e in sostanza è lo stesso progetto che abbiamo fatto oggi, però in versione più grande. La complicanza, se vogliamo essere un po' più tecnici, è data dal fatto che, ad esempio, l'applicazione è un'applicazione più complicata, nel senso che ha più pezzi da montare, da sormontare, da cucire, ma in realtà il materiale, l'utilizzo del materiale è lo stesso, quindi non c'è tanta diversità o tanta differenza. Sono progetti piuttosto basic, diciamo così. Sono progetti che noi stiamo facendo anche in corso, quindi comunque li stiamo portando un po' in giro per l'Italia con i nostri corsi, e quindi insomma, se qualcuno poi vuole essere interessato ad avere più informazioni e sul fatto di poterlo fare direttamente con noi ad un corso o per poterlo fare direttamente a casa in autonomia, ci possono sempre contattare, scrivere, cioè ci trovate un po' sul sito, trovate poi tutti i nostri riferimenti, quindi ci trovate, nel senso che se avete dei dubbi o delle curiosità siamo poi qui, ecco, non si scappa. Diciamo che è un pelino più complicata, perché ovviamente è una borsa, quindi ha un pochettino più di tecnica, ma nella sostanza è questo, applicazione con la termoadesiva e costruzione di una borsa. Magari la prossima volta, visto che Abilmente Academy la rifaremo, no? Voi insistete a dire che si rifarà questo progetto, potremo fare anche qualcosa di un po' più, uno step in più, e quindi fare una borsa invece di fare un piccolo beauty. Questa volta abbiamo deciso di approcciarci un po' a un progettino che potesse essere uno startup per tutti, quindi un punto di partenza. Chiedono in tante se i materiali che hai utilizzato sono in vendita sul nostro sito. Sì, sono in vendita sia singolarmente, quindi i singoli materiali, che in kit. E questo vale anche per altri progetti che noi... Nel suo sito comunque trovate tutto, quindi... Sì, sì, no, potete contattarci tranquillamente. Tanti mi chiedono per le scritte, anche le scritte. Anche le scritte sono sul sito, come vi ho detto all'inizio, parte di questo progetto collaborativo, diciamo così, perché in realtà io non conoscevo il vinile, l'ho conosciuto tramite Tommaso Bottalico, che è per tutti Tommy, è stato lui che mi ha un po' introdotto dentro nell'universo vinilico, quindi con lui possiamo anche eventualmente valutare di guardare o fare una diretta o valutare e darvi più consigli su come utilizzare le scritte, come utilizzare anche i materiali. Noi dal nostro canto abbiamo semplicemente pensato di fornirvi in vendita gli adesivi, cioè nel senso il vinile già adesivato, pronto all'uso, quindi come quello che avete trovato nel kit. Sul sito trovate quello già tagliato sostanzialmente.
Ok, vedo che ci sono ancora qualche, appunto, un po' di domande, quindi vi lascio ancora qualche minuto, appunto. Grazie. Per rispondere. Vai giù. Chiedono dove trovare. Ah, fanno i complimenti perché vedono i progetti dietro di te, fanno alcune domande sui progetti anche dietro. Questi sono un po' adesso io mi abbasso, mi sposto, vi faccio bene. Vedere così. Sono un po' dei progetti che noi presentiamo. Noi in realtà, per chi non ci conosce, magari ne approfitto due minuti per dare un po' di info su quello che è la nostra attività. Siamo più conosciute come le mamme degli orsi, nel senso che a noi piace tanto fare orsi. E quindi il nostro must sono gli orsi, ne vedete diversi qua. Questo è un progetto itinerante, in itinere più che itinerante. E quindi sono due orsi, Marta e Piero, con tutti i loro outfit. Sul nostro sito trovate tanti progetti sulla base orso. Poi ogni tanto usciamo con queste collezioni step, questa volta è stata Mary Poppins, la primavera scorsa avevamo fatto Alice, ad esempio, e quando usciamo con queste collezioni diverse un po' dal nostro standard, c'è sempre una bambola che accompagna un po' la collezione, infatti dietro di me vedete proprio Mary Poppins, il pupazzo, e alcuni accessori. In questo caso noi avevamo fatto una coperta, una borsa e un beauty oltre al portamonete. Diciamo che ci piace muoverci un po' a collezione, quindi insomma ci sono sempre dei progetti. Fondamentalmente negli ultimi anni abbiamo spaziato un po' in tutto, dal cucito creativo al cucito per, ad esempio, le linee per gli accessori della cucina, ad esempio. Abbiamo fatto tanto patchwork, facciamo tante applicazioni, abbiamo fatto decorazione. Ci piace un po' spostare l'obiettivo su tanti filoni, tante correnti. Che ci accomuna un po' in tutto è sempre l'utilizzo del tessuto. Il tessuto un po' è il nostro must, ecco, e ovviamente una grafica che, per fortuna mia, perché la mia mamma mi ha fatto con due manine buone, ho questa grafica e quindi i progetti, i disegni sono tutti fatti da me, e devo dire che nel corso degli anni i nostri disegni ormai iniziano ad essere facilmente riconoscibili, perché è una grafica piuttosto riconoscibile, ecco, vado molto orgogliosa di questo. Dimmi Gio. Niente, e devi andarne orgogliosa, Evelyn. Che carina, assolutamente. Ma io disegno da sempre, in realtà è proprio la mia passione il disegno. Disegno da sempre, ecco, io l'ho unito a l'ho fatto diventare un lavoro sostanzialmente. Diciamo che l'aver scoperto le applicazioni mi ha aperto un mondo notevole. E quindi insomma ne vado abbastanza orgogliosa di questo. Adesso, dopo tanti anni che facciamo questo lavoro, devo dire che il sapere che magari persone che anche non mi conoscono, che mi conoscono non perfettamente, sfogliando magari un catalogo, guardando anche semplicemente le notizie di Facebook piuttosto che di Instagram, riconoscano un progetto dicendo «Ah, questo è un disegno di Evelyn», per me è fonte di grande soddisfazione. Insomma, vuol dire che negli anni ho mantenuto comunque un filo che mi segue, un filo conduttore. Poi negli ultimi anni stiamo facendo tanti orsi, ci piacciono tanto.